Senti un po', Nestor, come gioca il tuo papà? Male. Male perché? Perché sì. Contrariamente a quanto pensava suo figlio, Enrique Omar Sivori è uno dei più grandi calciatori del secolo. Un genio selvaggio e perverso, rissoso e raffinato. Sivori è un vizio, ripeteva sempre Gianni Agnelli, un vizio che fa delirare le folle e usa i suoi ricami per beffare gli avversari. Come in questa azione. Stoppa la palla. La difende. Finge di allungarsela. La recupera all'ultimo istante. Poi rapidamente si gira e salta i due difensori che ha addosso. Ma è troppo facile. Si ferma, riporta indietro il pallone per divertirsi ancora un po'. La unica maniera di far divertire a quelli 60, 70, 80 mila spettatori che vanno a vedere le partite di calcio è se uno si diverte, perché se non si diverte uno difficilmente riesca a far divertire gli spettatori. Sivori, Sivori. Lui si divertiva molto a dribblare, era il re del tunnel, diciamo così, perché gli piaceva far passare la palla in mezzo alle gambe dell'avversario. Sivori, Sivori, con la pelota in rete verrà. Sivori inizia a giocare a calcio nella sua città, San Nicolás, in Argentina. Il nome e la sede della società è il Teatro Municipal. Ha quasi 90 anni il presidente di quella squadra, che con grande fiuto aveva già intuito le doti del futuro campione. Infantile. Da bambino giocava in un torneo di calcetto. E già era la figura. E già era l'attrazione. Ma il vero spettacolo era come toccava il pallone. Era un fenomeno. E il Chiquín, il piccolino, come lo chiamano ancora a San Nicolás, passa presto al River Plate e in poco tempo diventa titolare. Allenatore di quella squadra è Renato Cesarini, ex Gloria Juventina. Dopo aver vinto 3 campionati, lo chiamano in nazionale, dove trova Angelillo e Maschio. I 3 argentini passeranno alla storia come gli angeli dalla faccia sporca. Nel 1957 Sivori viene in Italia. Lo acquista la Juventus per 180 milioni. È una cifra record con cui il club argentino costruisce un anello dello stadio. Io ancora non avevo giocato nella prima squadra del River e già avevo l'idea di giocare in Italia. Il mio desiderio di andare a giocare nella vecchia signora era veramente molto. A Torino, durante la presentazione, Sivori manda in delirio i tifosi bianconeri, facendo 4 giri di campo in palleggio senza fare mai cadere la palla. E comincia una meravigliosa storia d'amore. La sua Juve, che è anche la Juve di Boniperti e Charles, vince 3 scudetti in 4 anni. Ma in campo Sivori non è solo bravo, è anche irascibile e indisciplinato. Insieme ai gol e alle vittorie, colleziona ben 33 turni di squalifica, con una media di 7 a stagione. Sivori è stato un grandissimo giocatore e un grandissimo... finitela voi la frase. È la disperazione degli arbitri. Spesso diventa una furia e l'unico che riesce a calmarlo senza rischiare la pelle è John Charles. Pensavo in quel momento essere stato espulso ingiustamente, volevo prendermi con l'arbitro e John è venuto proprio a calmarmi e mi ha dato un schiaffo in faccia. Charles è alto e potente. Sivori è piccolo e rapidissimo. Insieme formano una coppia d'attacco perfetta.
lui era tutto quello che non ero io, eravamo così, così diversi che sembrava impossibile che potevamo andare d'accordo. Da Charles, ma Sarti devia il bolide, riprende Sivori, gol, 3-1 per la Juve. L'ultimo scudetto che i due campioni vincono insieme è nella stagione 60-61 e la grande rivale è l'Inter. Alla 28ª giornata di campionato, a Torino, c'è lo scontro tra le due squadre. Mezz'ora prima del fischio d'inizio, esauriti i biglietti, un gruppo di tifosi abbatte i cancelli e invade il campo. All'Inter viene data la vittoria d'ufficio. La Juventus ricorre in appello e il verdetto cambia. Si deve rigiocare. Per protesta l'Inter manda in campo la sua squadra primavera. È l'esordio di Sandro Mazzola e l'ultima partita bianconera di Giampiero Boniperti. C'era un mio compagno che doveva marcare Sivori, che non dormì per tutta la settimana. Prima di entrare in campo Peppino Meazza dice: ragazzi, voi fate la vostra partita, non c'è niente, nessuno, è chiaro che loro sono dei campioni e voi cercate di far vedere qualcosa. Sivori non aveva nessuna voglia di giocarla questa partita, vedeva sti smarmati e all'inizio stava lì in un angolo. Allora questo mio compagno, che era un mediano, uno molto muscolare, che sento ancora adesso ogni tanto, mi passava vicino, toscano era: sto fermando Sivori, al mio paese mi dicono mamma mia non la tocca. A un certo punto il compagno ha cominciato a dire a Sivori: ma no, ma insomma sgrida, questo per fare un favore sei pappine. Soltanto Silvio Piola aveva segnato 6 gol in una partita di campionato. Le fece in tutte le salse, non riuscivamo più a capire dove era. Mio compagno lo voleva tornare al paese. Dopo quel mitico scudetto, la Juventus comincia a perdere i suoi campioni. Boniperti si ritira e Charles torna in Inghilterra. Non si vince più. Ma Sivori non tradisce la vecchia signora. Finché non arriva l'allenatore paraguayano Heriberto Herrera, che non sopporta il suo carattere ribelle. E a lui le manca una reeducazione totale, perché lui mai ha giocato con un compito chiaro per una squadra. Io ho parlato con Heriberto Herrera dopo molti anni, ci sono chiariti qualche cosa che non racconterò mai, ma io penso che più che altro il mio ciclo nella Juventus era finito. Dopo la Juventus, Sivori va al Napoli, dove trova José Altafini, anche lui in là con gli anni. I due si intendono subito a meraviglia e diventano compagni di scorribande nelle aree avversarie e di bisboccia fuori dal campo. Sivori era molto preoccupato, sì, ma noi siamo venuti qui, ma è la squadra che viene dalla B, una squadra che non ha esperienza, invece abbiamo fatto un campionato strepitoso. Le gambe di Sivori sono preziose, ognuna costa svariate decine di milioni e vanno massaggiate con ogni cura. Per ammirarle al lavoro si calcola che i napoletani abbiano già speso 1 miliardo. Il 1° dicembre 1968 al San Paolo di Napoli si gioca un incandescente Napoli-Juventus. Sivori è combattuto. La Juve è sempre la squadra del suo cuore, ma a guidarla c'è ancora il suo nemico, Heriberto Herrera. Heriberto Herrera mi preparò la partita proprio per giocare su Sivori. Lui diceva: lei le deve stare molto vicino, le morsiche la caviglia, le raccomando, e le faccia tanta forza che lui ha paura. Dopo un quarto d'ora eravamo già ammoniti tutti e due, tanto vero che l'arbitro ci disse che il primo che faceva il fallo sarebbe andato di spogliatoi. Al 16° minuto il punteggio è 1-0 per la squadra partenopea. Il bianconero Favalli ostacola Sivori come può. Sono riuscito a girarmi per primo, a prendere la palla e poi con calma a darla indietro al portiere, a Dolin. Lui mi fece lo sgambetto, come fece lo sgambetto, persi l'equilibrio e mi buttai per terra. Appena lui mi ha toccato, io ho accentuato un pochino la caduta e l'arbitro lo cacciò subito nei spogliatoi.
E lì dopo è cominciato che lui dopo voleva un po' vendicarsi mentre io ero per terra, ma poi c'era Del Sole e c'era Castano che lo trattenevano un po' per le braccia perché lui cominciava con Igo de puta, cavrone, io te rompo, te spacco. E mentre ero per terra, poi dopo purtroppo è arrivato anche Panzanato e gli diede un calcio mentre ero per terra, poi Salvatore intervenne e venne un po' fuori una mischia non raccomandabile. Favari è stato forse il più colpevole, ma è stato furbo in provocarmi, stupido io, in reagire. Sivori si prende 6 turni di squalifica. Qualche giorno dopo convoca i giornalisti e comunica la sua decisione. Si ritira. Lascia il calcio e l'Italia, avendo entusiasmato i napoletani come solo Maradona saprà fare dopo di lui. E a me è rimasto l'idea che Napoli mi ha dato molto e io per forse l'infortunio al ginocchio, queste squalifiche, ho dato meno di quello che Napoli aveva dato a me. E quello è una cosa che non si può più rimediare. Nonostante i napoletani portino la sua statua in processione come fosse San Gennaro, Sivori abbandona il Napoli, il calcio e l'Italia. Torna in Argentina, nella sua terra, a San Nicolás, la città dove è nato. Oggi Sivori è l'osservatore della Juventus in Sud America e proprio la Juventus è il nome della sua fazenda. E lì, dall'altra parte dell'oceano, a 200 km da Buenos Aires, in mezzo a tori, mucche e cavalli, ha raccolto i trofei della sua squadra prediletta e degli anni più belli della sua vita.